Ed eccoci qua, ultima puntata della nostra stagione televisiva, fuori programma, sono stati tanti fuori programma in questo anno, in questo ultimo periodo soprattutto, ma non è mai stato un fuori programma il nostro Don Pasquale Pio, che ritorna anche oggi. Buona domenica! Grazie, buona domenica a te, buona domenica a tutti! Io sono un po' più agitata oggi, non lo so perché, forse perché è l'ultima. Un po' più pimpante, dai, siamo un po' più pimpanti oggi, sta finendo maggio, sta iniziando giugno. Vediamo già la gente che sta andando a mare, quindi ci stiamo preparando anche noi per vivere queste vacanze insolite quest'anno. Vedremo. Tutto molto strano. E insolita questa puntata, questa ultima, vogliamo dare un bellissimo appuntamento e lo facciamo con un'amica. È il presidente di Azione Cattolica Diocesana, Rosa Del Vecchio. Ben trovata e buona domenica anche a te, Rosa. Buona domenica a voi e benvenuti a voi. Anche a casa tua, ecco, è il caso di dirlo, perché ormai certo. Ci intrufoliamo nelle case. Sì, abbiamo anche la possibilità di sbirciare un po', di conoscere i nostri ambienti. Mi è stato detto che in questo periodo la cameretta delle mie ragazze la conosce tutta la diocesi. Bene, come farsi i fatti degli altri. Vabbè, diciamo che questa occasione vale la pena vedere anche altro, perché vogliamo presentare in questo tempo straordinario un cammino particolare. Infatti il 2 giugno l'Azione Cattolica non smette proprio di essere in cammino. Ci sarà infatti un pellegrinaggio virtuale per riflettere sul periodo vissuto e sulle piacevoli novità sperimentate con l'aiuto delle tecnologie digitali. Noi ne abbiamo parlato tantissimo e quindi insomma approfittiamo anche di questa occasione per scoprire che cosa ha in mente l'Azione Cattolica per il 1 e il 2 giugno. Don Pasquale. Allora, siamo immersi in questo clima, diciamo, di tradizione, perché ormai il pellegrinaggio diocesano dell'Azione Cattolica il 1 e il 2 giugno è diventata una bella tradizione dell'Azione Cattolica. Un po' di anni fa si svolgeva partendo dal santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo verso Pulsano. L'anno scorso abbiamo voluto coinvolgere in una maniera un po' più vivida la Vicaria del Gargano Nord, partendo da Carpino, arrivando al Crocifisso di Varano. Quest'anno abbiamo dovuto sperimentare un ulteriore modo di presenza, di nuova presenza di questo pellegrinaggio, perché effettivamente non abbiamo voluto abbandonare nel dimenticatoio questo evento importante per la nostra vita associativa. Abbiamo voluto camminare di nuovo nel solco delle tradizioni precedenti, e quindi quest'anno in forma virtuale, social 2.0, viviamo il nostro pellegrinaggio da punti importanti, simbolici delle nostre vicarie fino alla cattedrale di Manfredonia, fino alla cattedrale di Siponto, dove il 2 giugno il nostro vescovo Padre Franco celebrerà l'Eucaristia per tutti gli associati, ricordando il senso del pellegrinaggio, questo continuo essere in cammino che è proprio dei discepoli del Signore e fa parte, diciamo, dell'identikit associativo dell'Azione Cattolica, che è sempre in cammino, sempre deve muoversi, sempre dietro al Signore, mai a fianco, mai dietro, mai troppo avanti, ma sempre alla sua sequela, sempre seguendo le indicazioni che Lui ci dà, sempre mettendo in pratica come meglio possiamo con le nostre risorse il Vangelo che Lui ci insegna. Ecco, alla sequela, chi fa parte dell'Azione Cattolica o anche solo chi la conosce sa che si è sempre alla sequela di Gesù, sicuramente anche Rosa da presidente diocesana ne sa qualcosa e avrà sicuramente collaborato anche a stilare questo programma un po' strano, perché sicuramente anche per te è la prima volta che ti capita una cosa del genere, quindi vi siete dovuti anche reinventare, vero Rosa? Certo, però noi diciamo questo pellegrinaggio del 1 e 2 giugno c'è stato già, diciamo,
abbiamo avuto una apripista come Rally della Pace, perché noi come Azione Cattolica il 25 aprile avevamo un'altra grandissima manifestazione. Diciamo quindi il Rally della Pace ha fatto da apripista a questo nuovo modo di camminare come Azione Cattolica. Però ecco, l'Azione Cattolica, ognuno di noi, chi è associato ma anche chi non è associato, sa benissimo che noi siamo sempre un popolo in cammino, e anche un cammino sui social, quindi non ci facciamo spaventare da niente, perché logicamente abbiamo il Signore con noi, e poi il nostro essere creativi, il nostro essere propositivi non ci spaventa, e quindi ci fa camminare verso strade nuove. Rosa, ci saranno diversi momenti in questa giornata, ma anche a partire dal 1° giugno. Ce li puoi scandire tu in pochissimo tempo che purtroppo abbiamo a disposizione? Sì, praticamente stanno già camminando, già da ieri è iniziato il primo video che sta sui social, sulla pagina nostra Facebook di AC. C'è stato un primo video al Crocifisso di Varano. Allora, tutto il Gargano Nord, diciamo... alcuni rappresentanti, logicamente, perché in questo tempo dobbiamo avere questo distanziamento fisico e quindi non c'è possibilità di avere grandi numeri. C'è stato questo video fatto al Crocifisso di Varano. E ci sarà adesso, in questi giorni, in questa settimana, fino alla prossima, un'altra tappa. Quindi prima tappa, Crocifisso di Varano. Quindi per segnalare un po' tutto questo cammino che accompagna tutto il Gargano fino alla, diciamo, la Capitanata, perché noi arriviamo fino a Zapponeta come diocesi. E poi ci sarà il video con la presenza di Vieste e Peschici, quindi al santuario di Santa Maria di Merino. E poi dopo arriverà qui da voi a San Giovanni, al convento Santa Maria delle Grazie, per poi arrivare, Don Pasquale, se io dimentico qualcosa tu mi ricordi, perché c'è, sì, sono un po', diciamo così, un po' di emozione nella prima volta su Telepadre Pio, insomma. Stai poi tranquilla, sarà la prima di una lunga serie. Poi arriveremo, come diceva Don Pasquale Pio, ecco, ci sarà l'altra tappa di Monte Sant'Angelo, quella classica che è nata proprio nel 2020, nel 2000, all'inizio del nostro nuovo secolo. Mm-hmm. Questo modo di fare un pellegrinaggio come Azione Cattolica che è partito da Pulsano. Ecco, quindi ci sarà, diciamo, l'ultima tappa col video a Pulsano, con gli amici di Monte Sant'Angelo, per poi celebrare il 2 giugno, nel 1 giugno ci sarà poi l'incontro con i giovani maturandi, i giovani noi siamo un'associazione che prende dai piccolissimi agli adultissimi, e quindi i giovani sono parte attiva della nostra associazione, quindi ci sarà un momento dedicato a loro, sia il primo, quindi questo certamente ne parlerà anche bene Don Pasquale, e poi il 2, la celebrazione, chiuderemo con la celebrazione eucaristica di Padre Franco. Perfetto, c'è anche coinvolto il Movimento Studenti di Azione Cattolica, che noi conosciamo bene, il MSAC, a misura dei giovani che vogliono avere la storia tra le dita. Riprende anche un po' il tema del messaggio di Papa Francesco. Proprio Papa Francesco, Don Pasquale, vi ha ispirato in questo nuovo cammino? Sì, diciamo che gli insegnamenti di Papa Francesco rappresentano un po' il motore del nostro camminare, insieme all'insegnamento fondamentale che è quello di Gesù, che insegna i suoi discepoli sempre a camminare. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, e questo insegnamento ci mette nel cuore una tensione, ma che rappresenta anche una forte spiritualità, quella di non fermarsi mai, di essere sempre in cammino, ma di sostare laddove ce n'è bisogno, perché comunque il pellegrinaggio, Rosa ce l'ha detto benissimo, è costituito di tappe. E ad ogni tappa bisogna fermarsi per riflettere, per fare il punto della situazione, anche per fare un po' di rodaggio, per sistemare un po' il percorso. Quindi diciamo che è un cammino calibrato in base alle forze e alle esigenze di tutti, dai più piccoli, quindi dai ragazzi e dai bimbi dell'ACR, fino agli adulti, passando per gli studenti, passando per i lavoratori, passando per i giovani. L'Azione Cattolica ha veramente questo cuore extra large, no? Che è stato un po' il tema anche di quest'anno associativo a livello nazionale. L'Azione Cattolica come una grande famiglia che abbraccia tutti,
e dove ciascuno ha il suo posto privilegiato. Ognuno ha un posto privilegiato, non ce n'è uno, ce ne sono tanti, tanti quanti sono i cuori che camminano e che cammineranno in questo pellegrinaggio. Perfetto, noi per concludere vogliamo sicuramente ricordare che questo pellegrinaggio quest'anno in modo particolare può essere vissuto anche oltre la nostra diocesi, perché saranno visibili video, contributi, probabilmente anche una diretta social, vero Rosa? Quali sono le pagine che lo condivideranno? Sì, ci sarà il 2 giugno, ci sarà una messa in streaming, quindi visibile anche su YouTube, sulle pagine social, dalla nostra cattedrale di Manfredonia, insieme con Padre Franco. Quindi, diciamo, a che ora? Alle 10.30. Perfetto. Alle 10.30 ci sarà questa celebrazione aperta quindi a tutto il mondo. Beh, infatti, non è più ristretta la diocesi. Questa è una cosa positiva, ecco, di questo periodo che stiamo vivendo. Stiamo condividendo con tutti, davvero tutti. Allora, che dirvi? Manca un giorno praticamente al 2 giugno. Noi vi auguriamo un buon cammino e dal canto nostro, insomma, cercheremo di seguire anche via social. E ti ringrazio Rosa, grazie anche per grazie che a te. Fate, insomma, anche con la famiglia, per tutti i giovani della diocesi, sempre vicini e un gran bel sostegno. Noi devi sapere che ci lasciamo con Don Pasquale, perché finisce oggi la nostra stagione televisiva di Fuori Programma. Chissà l'anno prossimo come riprenderemo e se riprenderemo. Chissà, riprenderemo chissà. Sicuramente, ma chissà come, chissà sotto quali forme. La ti volevo. Sì. Sicuramente ci ritroveremo. Sì. Grazie ancora Rosa, grazie a te e grazie in modo particolare a Don Pasquale per avermi fatto compagnia in tutte queste domeniche. Grazie di cuore. Grazie a te, grazie a voi, grazie. È stata un'opportunità bellissima. Buone vacanze. Grazie a te Anna Maria. Grazie. Ciao, ciao. Grazie Presidente. Grazie a te, donna assistente.